Ci siamo? Riscaldiamo le voci. Sventoliamo il riscaldacollo. Accogliamo Sua Santità Papa Francesco. Vai, vai, vai. Su, su, su. Un sentiero fatto di passi. Cari ragazzi, benvenuti. Saluto il vostro vescovo, Monsignore Giuseppe Satriano, i genitori, familiari, i catechisti e tutti voi che avete riempito di gioia questa grande sala e oltre la sala pure. Grazie. Vi preparate a ricevere il sacramento della cresima, che si chiama anche confermazione, perché conferma il dono e l'impegno del battesimo. E allora vi faccio subito una domanda. Chi di voi conosce la data del suo battesimo? Pochi, eh? Pochi. Chi se la ricorda? Ma non vediamo, non solo i ragazzi, eh? Ma anche i genitori, i catechisti, perché magari se la sono dimenticata pure loro. Alzi la mano chi conosce la data del battesimo. Sono pochi, eh? Ma andiamo avanti tranquilli. E dopo, bravi, e chi non se la ricorda o proprio chi non la sa, si prenda l'impegno di cercarla. E la chieda ai genitori, ai padrini, qual è stata la giornata del mio battesimo? E non dimenticarla mai. È come un compleanno, una cosa molto bella. Perché la data del battesimo va festeggiata ogni anno come un secondo compleanno. Fatevi fare anche la torta con le candeline. Una torta in più, mica male. E va bene.
Ve lo dico però non per scherzo, ma perché la data del nostro battesimo è davvero una data importantissima. Infatti quel giorno siamo nati alla vita cristiana, alla vita in Gesù, che dura per sempre, che è una vita eterna per sempre. Poi siamo entrati nella grande famiglia della Chiesa e lo Spirito Santo è venuto ad abitare in noi e noi ci abbandona più. E infine abbiamo ricevuto l'eredità più grande che ci sia, il Paradiso. Pensate che dono immenso è il battesimo. E con la cresima cosa succede? Voi ti state preparando? Cosa succede con la cresima? Succede che tutto questo viene confermato, cioè reso più saldo, reso più forte. Da chi? Prima di tutto dallo Spirito Santo, che ci rinnova con i suoi doni, poi dalla Chiesa, che ci affida il compito di annunciare Gesù e il suo Vangelo, e infine dai noi stessi, che accettiamo questa missione come un impegno personale, da protagonisti, non da spettatori. A questo proposito voglio ricordarvi l'esempio di un ragazzo come voi, un tipo davvero speciale. Si chiamava Carlo. Forse avete sentito parlare di lui, Carlo Acutis. Lo conoscete? È vissuto a Milano. Purtroppo è morto molto giovane, nel 2006, a solo 15 anni. Ma nella sua vita ha fatto in pochi anni moltissime cose belle. Soprattutto era appassionatissimo di Gesù. E perché era molto bravo a muoversi in internet, l'ha utilizzato a servizio del Vangelo, diffondendo l'amore per la preghiera, la testimonianza della fede e la carità verso gli altri. Tre cose importanti. Preghiera, testimonianza e carità. Avete capito? Preghiera, testimonianza. Diciamolo insieme. Non ho sentito. Adesso ho sentito, va bene. E queste cose, il ragazzo Carlo l'ha vissuto con tanto impegno. Stava molto tempo con Gesù, specialmente nella messa, a cui partecipava ogni giorno, e pregava davanti al tabernacolo, per poi annunciare tutti con le parole, con i gesti d'amore, che Dio ci ama e ci aspetta sempre. Sentite questo. Dio ci ama e ci aspetta sempre. Avete capito? Diciamolo insieme. Dio ci ama e ci aspetta. Non ha ascoltato? Bravi. Allora, ragazzi e ragazze, mentre si avvicina il giorno della vostra cresima, vi propongo di fare così anche voi. Andate da Gesù, incontratelo, e poi dite a tutti che è bello stare con Gesù, perché ci ama e ci aspetta sempre. Cosa fa Gesù? Avete imparato, va bene. Anzi, diciamolo sempre, questo che abbiamo detto. Bravi, continuate così. Gridate a tutti questo messaggio, non solo con le parole, ma soprattutto con i gesti d'amore, aiutando gli altri, specialmente chi ha più bisogno. E qual era il messaggio? Ma siete intelligenti, avete imparato bene. Grazie. Vi auguro buon cammino, insieme ai vostri catechisti, ai vostri genitori e ai familiari. Siate testimoni di quanto è bello stare con Gesù e di quanto Lui ci ama. Ve ne dico di cuore. Per favore, pregate per me. E qual era il messaggio? Bravi! Adesso vi darò la benedizione, ma tutti insieme prima preghiamo la Madonna perché ci aiuti a incontrare Gesù. Tutti insieme. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno. Santa Maria, Madre, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora. E vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Amen.